Benvenuti amici, io sono Salpini. Quest'oggi torniamo su Buona Pizza, Grande Pizza, che è stato aggiornato per l'evento natalizio. Quindi è il Natale, è stato aggiornato il 21 dicembre, ci sto pensando ora. Vabbè. Allora, il festival d'inverno è arrivato, portando notizie gioiose e regali al nostro amico peloso, l'elfo Jingle. Accendete i forni e mettetevi comodi, il divertimento comincia ora. Allora, aggiornamento natalizio che ci permette di fare pizze natalizie, sconti invernali. Sono messo al lavoro per guadagnare gemme pizza. Vabbè, al negozio, vabbè, chi serve. Vabbè, poi, nuovi regali. Oh, siamo lieti a annunciare che sono disponibili nuove decorazioni natalizie. Vai al negozio di Jingle e scopri cosa c'è in serbo per te. Ma siccome noi siamo sempre poveri come le scimmie, non credo di potermi permettere chissà cosa, no? I palloncini festivi mi costano 100. Mi costano 100. Dopodiché il centro tavola regali mi costa 4. Almeno una cosa vorrei prenderla. È Natale, tanto la conservo per l'anno prossimo. Ecco, prendere il pupazzetto di neve da tavolo. Piccolo piccolo, indiscreto, costo 50. Così, togliamo i pipistrelli e mettiamo i pupazzi. Dopodiché prenderei le palline colorate che a Natale ci stanno. Su via, spendiamo di tutto e di più. Dopodiché sono rimasto povero. Oh, i tavolini, tovaglia rossa. E i tavolini, forza, basta però. Basta perché no, anche no perché rimango con $2. Lasciamo stare i tavolini per adesso. Le renne sono fighissime però. 20, io sono sempre povero. Vabbè, direi che per oggi va bene così. Dobbiamo togliere gli addobbi di Halloween. Che sono sti bottoni qua? Preparati alla prova. Quale prova? Supera la prova amministratore per sbloccare. Che sarebbe la prova amministratore? Scusa, che mi prendete in giro? Io oggi dovevo sbloccarmi un ingrediente, però ho sbloccato gli addobbi. Perché adesso mi dice supera la prova amministratore per sbloccare? Insomma, aggiornamento che ha cambiato un po' le cosucce, le carte in tavola. Forse iniziamo il giorno 44, sempre il capitolo 2. Pizza Network, è Natale. Rendi omaggio al re delle erbe e soddisfa le tue papille gustative con sapori regali al festival del basilico. È il festival del basilico. Nelle altre notizie, gli scienziati scoprono un sorprendente legame tra la depressione e il consumo insufficiente di pit. E questa già l'aveva detto. Infine, il professor di Pitt afferma che la morte di Pepe... E questa già è stata detta tanto, tanto tempo fa. È tutto per oggi, buona pizza. Grazie. Vabbè, va, andiamo a vedere questa prova amministratore che cos'è. Buongiorno, un pacco per te, grazie. Tutto quello che ho ordinato. Mettetele lì, oh, palline e pupazzetti di neve. Fantastico. Fantastico. Andiamo ad innaffiare la pianta... Salve, sono Jingle, sai, ho un po' di regali natalizi che mi ha procurato il grande uomo che vive al nord. Fammi riscuotere il tablet prima, facci cap. Allora, 4 cuori, brutto essere. Sfida, riscuoti, accede al gioco. Ok, vediamo un po'. Ehi, non guardarmi così, non sono un gatto ladro, sono solo un micio con un debole per le caramelle. Ecco cosa ti propongo. Se mi darai quelle deliziose caramelle, ti regalerò qualcosa per decorare la tua piccola pizzeria. Che ne dici? Siamo d'accordo? Sì. Piacere di averti conosciuto. Se avrai bisogno di me, basterà premere il bottone con su il cappello da elfo per chiamarmi. Dov'è? Ah, ok. Dobbiamo raccimolare caramelle. Aspetta un attimo, tizio. L'evento termina in 5 giorni. Dobbiamo raccimolare caramelle. Un certo numero di caramelle ci farà aprire un pacco. Niente, il primo ci vuole 30 caramelle. Noi ne abbiamo 0. Una pizza, metà carne e metà vegetariana. Vabbè. Tranquillo, adesso te la faccio. Allora, io l'altra volta ho messo pochissimi ingredienti. Oggi metterò il numero di ingredienti esatto. Allora, metà, che cacchio volevo? Quant'è? 12 e 6, centrale, 18 ingredienti, ragazzi. Quindi metà, ovviamente, 9. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vediamo se la gente mi lascia più mancia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fatto. Vegetariana. La vegetariana prevede i funghi, no? Perché altrimenti mi arrabbio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4... Non ci vedo più. 9. Poi, melanzane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le acciugherò. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fatto, fatto. 18 ingredienti, ragazzi. Quanta mancia lasceranno, ma soprattutto quanto mi impoverirò? Domanda. Vediamo un po'.
Ok, andiamo a tagliare, tac tac, incartoniamo sul cartone normale, quello da pizzeria scrausa. Piccante 3. Allora, la mangerò, suppongo. Perché? Che cosa ci ho messo che non andava? I funghi, forse? Vabbè, va. Ci ho perso un sacco di soldi. Voglio una pizza con tutte le verdure. Due fette solo a metà. Allora, tutte le verdure. Sti funghi, so verdura. Andiamo a vedere. Le verdure sono cipolle e basilico. Tutte le verdure, quindi cipolle e basilico. Basta. I funghi sono funghi. Niente, non c'è niente. Niente, gliela faccio. Cipolle e basilico. Se dice tutte le verdure. Due fette. Voglio una pizza con tutte le verdure. Ma pomodoro e mozzarella sempre e comunque. Dice tutte le verdure. Allora, cipolla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Che cos'era? Basilico. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18. Fatto. Vediamo un po'. 18 ingredienti. Ci perderò un sacco di tempo a farle, un sacco di soldi. Però vediamo se rilasciano più mancia. Allora, tac, vediamo un po', tagliamo, incartoniamo. E che mi dice, signora? Le ho dato solo le verdure. Come osi fare una pizza così? Mi ha dato solo $2, però. È la stessa mancia che mi davano quando ne mettevo 11-12. Sto cercando di fare amicizia con la capra del quartiere, basilico, olive e cipolla. Ne metto 12, ne metto 11. Ne metto 11. Allora, basilico, olive e cipolla. Olive e cipolla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 13, 14. Quante ne mettevo io prima? Olive, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 13. E basilico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 13. Mettiamo 13. 13 se la fanno andare bene. Mi ha dato solo $2 di mancia. Pensavo di più, onestamente. Gli ho riempito la pizza di condimento. Che brutte persone. Allora, taglio e via. Quanto mi dai di mancia? Con 13 ingredienti, $1.60. Non lo so, è diminuita tanto. Da $2 a $1.60. Tre pizze, una con la frutta, una con le verdure e solo salsa. E una con carne e formaggio. Va bene, allora andiamo a vedere la frutta, che ogni volta me la scordo. La frutta quale sarebbe? Allora, frutta e olive, peperoni e melanzane. Allora, facciamo la prima. Intanto stendiamo tre panetti. Quindi pomodoro. Pomodoro su tutte e tre? Non lo so. Una con la frutta, una con le verdure e solo salsa. E una con carne e formaggio. Ma anche il pomodoro. Vabbè, io ve la faccio sempre comunque col pomodoro, ma chi se ne frega. Solo salsa nel senso che non vuole la mozzarella, quindi mozzarella ovunque, tranne in una. Dopodiché solo frutta, allora, olive, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Peperoni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 13, 14, 15. E melanzane, le melanzane sono troppo lontane queste melanzane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a posto. Prima fatta, poi... Le verdure, solo salsa. Verdure erano cipolle e basilico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, basilico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fatta anche questa. Ok. Dopodiché l'ultima com'era? Che è carne e formaggio. Ok, aspetta, carne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Poi carne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, e pancetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fatta. C'entra il forno, sì. Andiamo a tagliare questa. Quella si è bruciata nel frattempo che aspettava che io togliessi l'altra. Tagliamo questa e via. Fatto. La doppia cottura? No. Carne fatto, signor. Devo chiudere. Mi ha fatto perdere una mezza giornata per tre pizze. Le piacciono almeno? Ok, grande. Che cos'è che ho sbagliato? Mi scusi. Buone feste. L'inverno è arrivato e sto decorando la mia casa. Il tuo negozio è pronto per le vacanze invernali? Più o meno. Assicurati di decorare la tua pizzeria con delle decorazioni festive. Condivide e sceglierò la mia pizzeria preferita. L'ho già fatto, signor. Ci ho speso un sacco di soldi. Giornata conclusa. Andiamo a vedere quanto abbiamo guadagnato. Abbiamo guadagnato $31.46. Ora, facendoci una nuova partita, potremmo sbloccare qualche ingrediente? No. Dobbiamo superare la prova amministratore per sbloccare i prossimi ingredienti. Ma che cacchio è sta prova amministratore? Vabbè, intanto andiamo al giorno dopo. Vediamo. Pizza News. Mentre la nostra squadra è impegnata a raccogliere le ultime notizie sulla pizza nel mondo, ascoltiamo una parola dei nostri sponsor. Niente, oggi non è giornata, non dicono niente. Allora,
Salve, mi fa... È tornato quello del Pizzapedia. Aspetta, non ho soldi, sappilo. Aspetta, fammi innaffiare. Ho fatto grandi progressi, grazie alla tua deliziosa donazione. Mi servono solo 100 di nuovo. E Pizzapedia sarà finalmente lanciata in tutto il mondo. Mi sta prendendo per i fondelli, so dire. Che cosa? Lo so che non mi conosci e ti sto chiedendo molto, però non faresti di tutto per trasformare un sogno in realtà? È la stessa cosa che mi hai detto tanto tempo fa, quando ti sei fregato i soldi. Sì. A posto. Non so che dire, grazie, sono nervoso onestamente. Figurati io che tu ti freghi i soldi. Ma possibile? Una pizza vegana, 8 fette. Vabbè, signora, tanto ormai ci ho perso le speranze. Alla pomodoro, poi vegane. Funghi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 13. Olive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 13. Cipolla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 13. Paperone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 13. Poi basilico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 13. Melanzana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 13. Pronta, signor. Pronta. Adesso mi dice: no, no, volevo anche la mozzarella. Gli ha sbatti in faccia perché la mozzarella non è vegana. Allora, pronto, veloce questo forno, veloce. Devo comprarmi il forno nuovo, non ho mai soldi. Taglio, incartoniamo. Ecco a lei, signora. Grazie, prego. Noi siamo sempre aperti, quando vuole venire, venga. Pizza vegetariana, vabbè. Oh, ci vuole la mozzarella questo. Pomodoro, tanto pomodoro. Mozzarella, poi funghi, ah, la stessa di prima, solo con la mozzarella. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6. Olive 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6. Peperone 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6. Poi, che c'è? Basilico 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6. Melanzana 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6. Ingredienti messi a caso, a cactus di cane, però... Basta che la mangiano, mi pagano, va bene così. Forza forno! Si è un po' allentato sto forno, si è rallentato. Taglio. E vediamo un po'. Che mi dice, signore? 35 centesimi! 35 centesimi! Sto cercando di fare amicizia con la capa del quartiere, tu sei l'amica di prima. Basilico, olive e cipolla, va bene. Allora, pomodoro. Tanto pomodoro. Mozzarella. Basilico, olive, cipolla. Cipolla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14. E basilico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14. Oh, tanto mi danno sempre una mancia orribile. Mi sa che devo attivare le linee guida per mettere gli ingredienti. E poi ci vado con il pennino con l'S22, perché almeno lì abbiamo più precisione. Tagliamo, incartoniamo e via, e serviamo. Bellina. Ma anche un complimento in più l'avrei gradito. Però siete sempre le brutte persone. Due pizze al pesto, una con tutte le carni, una con tutto il resto. Bravo. Ah, ci perdo una vita. Allora, due pizze al pesto. Pesto number one. Pesto number two. Poi tutte le carni da una parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 16. E la pancetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 16. Mozzarella, ovviamente. Carni fatte. Le acciughe non è carne, giusto, no? Ok, e tutto il resto dall'altra parte. Quindi, funghi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 16. Olive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 16. Cipolla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 16. Peperoni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 16. Basilico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 16. Melanzana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 16. Tutto il resto devo mettere le acciughe. Una con tutte le carni, una con tutto il resto. Ci metto pure le acciughe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 16. Non lo so, adesso si lamenta perché gli ho messo le acciughe. Ma le ho, che fa? Non te le metto. Allora, andiamo a tagliare. Oppure lui come acciuga, cioè la ritiene carne, ma non credo. Le acciughe non sono carne. Incartoniamo. Signora, le piace? Grazie, prego. Le ricordo, siamo sempre aperti. Non mi ha dato manco un centesimo di mancia. Perché? Ciao, odio la pizza. E vatte all'altra parte, c'è il ristorante cinese. Che cacchio vuoi da me? Va bene. E infatti se n'è andato. Oh, io non mi faccio più domande. La gente sottovaluta il potere del basilico. Una pizza con basilico, per favore. Va bene. Allora, pomodoro. Pomodoro.
mozzarella e basilico. Non potrebbero essere sempre tutte così facili. Basilico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16. Oh, facile, facile, facile. Che poi manco te li lascio la mancia se non gli metti gli ingredienti misurati al centimetro, no. Che loro vanno in giro con il metro per misurare i centimetri di... Che passa da una distanza all'altra di condimento. Allora, se questa pizza fosse stata rapita da una tartaruga a sputafuoco gigante, si taccerebbe ogni castello pieno di funghetti malvagi per ritrovarla. A posto, non ce n'è bisogno, va bene così. Andiamo al prossimo, salve. Salsiccia e funghi con un po' di basilico, sembra buona. Ok, pomodoro, pomodoro, mozzarella, salsiccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 3, 14. Funghi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14. L'altra che era? Salsiccia e funghi con un po' di basilico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 3, 14. Fatta, signora, fatta. Un po' di basilico. Adesso mi dice, ne hai messo troppo basilico. Io ti avevo detto un po', volevo due foglie. Una foglia centrale sulla pizza. E poi gli ha sbatto in faccia. Ho chiuso, devo chiudere, no, ho chiuso. Devo chiudere, sì, spicciamoci, per favore. Ok, tenga. $1.96, proprio quello che mi ci voleva. Fa freddo in questi giorni, ma questa pizza mi ha riscaldato. Buono, devo chiudere. Ma le caramelle come le facciamo? Mi sono fatto 2 giorni e una caramella ancora non l'ho guadagnata. Quello che si è fregato i $100, che brutto essere, sperando che almeno adesso l'app Pizzapedia funzioni, esca quantomeno. Niente, supera la prova amministratore. Che cacchio è la prova amministratore? Proviamo ad andare al giorno dopo, vediamo se il tizio si fa vedere per l'app Pizzapedia, ma non credo. Invece sì, la migliore app che non ha mai chiesto. Ho uno spreco di memoria sul telefono. Oggi su Pizza Network parleremo dell'app di questa settimana, Pizzapedia, è uscita. Stasera sul mattone infuocato funghi, la decorazione è mai stata così saporita? Parla del Pizzapedia, che cacchio me ne frega delle altre cose? Predizioni pizza, decidiamo il tuo destino in 30 minuti, non me ne frega niente, è tutto per oggi. Fammi vedere se il tizio ha fatto uscire l'app Pizzapedia. Funghi e cipolle crescono nella terra, mentre olive, peperoni e basilico crescono appesi al di sopra di tua sorella. Voglio vedere l'app Pizzapedia. Grafico 1. Ho i brividi, puzza di puzzola e surf di foglie morte. Ma non la volevo con la carne. Ci ho messo tutta la carne. Che cacchio vuoi di più dalla vita? E niente, caramelle zero. Non capisco come fare caramelle io. Vabbè ragazzi, lo faremo al prossimo video. Quindi come sempre vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella. E per oggi è tutto, al prossimo video.